detto e ribadito che sia fondamentale che ricominci la scuola per poter dare una sensazione di ritorno alla normalità. Bene, perché anche in questo caso i professori, i dirigenti scolastici, i preside, tutti hanno lavorato in maniera veramente molto positiva, nonostante qualche evidente problema che sta nella copertura delle classi, che sta soprattutto in problemi che avrebbero dovuto essere anticipati, che invece purtroppo sono stati ritardati, con il che creando qualche problema. Io lo dico da tempo, se ci fosse maggiore autonomia sicuramente non vivremmo queste preoccupazioni. Il problema da affrontare è sempre legato alla mancanza dell'assegnazione dei docenti, sì, perché è chiaro che si rinvia la normalità, finché non si hanno il docente definitivo, e poi soprattutto docenti di sostegno, che è un argomento ancora più grave, direi. Abbiamo chiesto di poter avere questi test rapidi e vedremo di fare in modo che ci sia il minor numero di giorni di dubbio, cioè bisogna fare in modo che si dia una risposta subito ai ragazzi, cioè appena si ha il dubbio bisogna sapere se sono positivi o negativi, in modo che se sono positivi devono andare in isolamento evidentemente, ma se sono negativi devono essere liberi di poter tornare nelle loro scuole. Un protocollo credo che vada nella direzione giusta e speriamo presto di poterlo applicare.